se va dentro non ci entra. Ma andiamo dentro perché qui non. Qui non. No, andiamo. La regola è che sono tutto troppo solo. Ciao Belò. Com'è? Tu bene? Bene, fa un caldo esagerato. Qui si sta abbastanza bene adesso. Qua non si respira, c'è una cappa di calore. Io ho il ventilatore sparato addosso e il condizionatore acceso. Pensi che ieri stavo imballando tutto per finire e stacco tutto, metto di tutto, stamattina mi ho dimenticato un prato. Senti come ghigna. Fantastico, eh? Senti come ghigna. Non ce la faccio più. Ghigna. Vieni a casa a darti il colpo di mano, vieni a casa a darti il colpo di mano. È ora. Basta. Allora, come? Molliamo tutto. Non lo vediamo mai, non lo so perché, ma non si vede mai. Vabbè, c'è la bambina. Capisce un po'. Hai combinato. Cosa c'è dentro? È portato via un sacchetto che ho preparato dell'immondizia, ha gocciolato dappertutto. Non voglio neanche sapere. Non voglio sapere cosa c'era dentro quel sacchetto. Ho paura. Non voglio sapere cosa c'era dentro. Chissà che roba ci hai buttato. Lucina. Sei micidiale. Sono contenta che ti vedo sorridente. Beh, certo. Poi con un capellino. Cos'è? Che stemma è quella stemma lì? È il logo dell'Ushuaia. Guarda. Non ho capito, ma fa niente. È il nome della discoteca. Che capelli! È una delle prime volte dove sei più tagliata meglio i capelli te che io. Hai capito? Che dice? È una delle poche volte che hai tagliato meglio i capelli tu che io. Ha detto che una volta, questa volta hai tagliato i capelli. Ma io che disastro, devo andare a tagliare i capelli. Vai. Grazie. Vai a tagliare i capelli. Vai a tagliare i capelli. Io sono andata. C'eri ancora, no te? O no? Non mi ricordo. Vabbè. Ma guarda, un attimo, sono sempre pettinati. Se sono corti, sono sempre pettinati. Secondo me li dobbiamo tenere corti, sono più belli. Bisogna tenerli corti, sì, corti e puliti e belli, sì. È vero. Aspetta che mi hanno scritto. Papà oggi ha camminato, c'era il temporale, bim bom, bera, il temporale? C'era proprio il sole. Il sole che guarda Andrea che l'acqua è fe. sì, il sole che guarda indietro c'è l'acqua ai piedi. Cosa vuol dire il sole che guarda indietro? Vuol dire che piove. Che piove ancora. Perché ho guardato indietro e non ho dato tanta acqua, non lo do ancora. Ancora un po' di acqua. Meno male, un po' di acqua rinfresca. Qua. Sì. Fa crescere i zucchini. I zucchini. Zucchina, guarda, io tutto il giorno con questo coso qua. Che ho trovato. L'ho trovato perché non era mio. Però funziona. Sì? Sì, perché... Ma perché ce l'avevi, no? Ce l'ho in camera l'altro. Quello di Maggiate? Sì. Cosa ridi? Uno da una parte e uno dall'altra, ma sì, fa come vuoi. Ma sì. Va sempre bene per me va sempre bene. Bravo. Bravissimo sei. Grazie. Ti vedo bello contento. Sono andato in palestra questa mattina. Sei andato in palestra? Invece io sono andata in scalestra. Cosa? Che palestra? Io in scalestra. Cioè? Hai fatto le scale? No, nella stalla, scalestra. Stallestra. Che hai fatto? No, sono andata a dar da bere, ad aprire il rubinetto che bevevo e poi sono venuta a casa. Perché bisogna aprire il rubinetto per riempire una vaschetta, poi bevono, poi adesso nel pomeriggio non sono andato. Ma è andato il papà. Quanto ci hai messo andare giù e tornare? Ah,
no, ho guardato un po' di qui, andavo piano, poi mi sono venuta a casa di là, mi sono seduta sui tuoi scalini e la giornata devi passare. Insomma, te la sei presa proprio comoda. Eh? Te la sei presa comoda? Sì, 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 comodissima, comodissima. Vabbè, ma tu chiudi a chiave. Zun, 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 zun. Va bene. Io adesso devo andare che mi hanno scritto, c'ho un messaggio, mi sa che sono arrivati. Ti è arrivato un messaggio, va bene, loro allora va. Sì, vai, sono arrivate delle persone che mi aspettano. E gira così, è una guerra. Guerra persa. Va bene. Quando siamo vicini, drittiamo di più. Ti voglio bene? Anche io tanto. Tanto, sì. Ci vediamo tra un mesetto, penso. Ma sì, quando vieni ti vedo. Ti vedo. Usci la porta. Quando vengo. No, non risponde. È un po' che non facciamo con la maniglia. Va. Hai sentito? È un po' la maniglia, un po' balorda. Però resiste anni che è lì. Sì, tanti anni. Da quando siamo venuti qui. Eh sì. E così è la storia. Così è. Dai. Ma no, sto appoggiando la faccia perché devo leggere se succede qualcosa. La faccia stanca. Ha la faccia stanca. Va bene. Quello lì lo tiro fuori adesso dal frigo, rivedendo bene. Perché metto dentro la poi non la tiro fuori più e non la mangio. Ciao Luigina. Ciao, vai, ciao. Salutami anche il papà. Ciao papà. Ciao bello. Divertitevi. Devo andare. Sono arrivati. No, fa schifo, c'è messo un certo bello. Dai, vabbè, per oggi basta così, domani ancora un pochettino. Vabbè, te fa parlare che io passo via del cambio. Quando se ne accorge, vabbè. Ciao. Ciao, ciao, Shura, ciao. Ciao, bella Shura.